Pirandello. Volare. Cortesemente, la morte, due anni fa, le aveva fatto una visitina di passata. No, comoda, comoda. Solo per avvertirla che sarebbe ritornata tra poco. Per ora lì, da brava, a sedere su quella poltrona, in attesa. Ma come, Dio mio, così, senza più forza neanche di sollevare un braccio brodi consumati, polli, che altro? Latte duccello, lingue di papagallo. Cari, cari signori Medici, prima che questo male la assolasse così, poteva almeno aiutare un poco le due povere figliuole, recandosi a cucire a giornata, ora da questa, ora da quella signora che le davano da mangiare e qualche soldo. più per carità che per altro, lo capiva lei stessa, non ci vedeva quasi più. Le dita avevano perduto l'agilità, le gambe la forza di mandare avanti il pedale della macchina. Eh, si galoppava prima su un pedale di macchina. Ora invece... Niente quasi quel che portava a casa. Ma pure poteva dire allora di non stare del tutto a carico delle figliuole, le quali lavoravano, poverine, alla mattina e alla sera, la maggiore a bottega, la minore a casa. Astucci, scatole, sacchettini per nozze e per nascita. Lavoro fino, delicato, ma che non fruttava quasi più nulla ormai. Figurarsi che la maggiore Adelaide, nella bottega dove era anche addetta alla vendita e alla cassa, tirava in tutto tre lire al giorno. Guadagnava un po' la minore col lavoro a Cottimo, ma non trovava da lavorare ogni giorno, nè. Tutte e tre, insomma. Riuscivano a mettere insieme appena appena tanto da pagare la pigione di casa e da levarsi la fame. Non sempre. Ma ora, al principio di quell'inverno, anche Adelaide sarà ammalata. E come? Veramente avvertiva da un pezzo quello spasimo fisso alle reni, ma finché sarà potuta reggere, non ne aveva detto nulla. Poi le si erano gonfiate le gambe e aveva dovuto farsi vedere da un medico. Dottore, che è? niente cosa da nulla nefrite state a letto tre o quattro mesi ben riguardata dal fresco con una bella fascia di lana attorno alla vita letto lana e latte latte lana letto trelle la nefrite ci cura così quel guadagno fisso su cui facevano il maggior assegnamento era venuto pertanto a mancare e allegramente la padrona della bottega aveva promesso di salvare il posto ad adelaide e che intanto, per tutto il tempo della malattia, non avrebbe fatto venir meno il lavoro a Nene, ma con un paio solo di mani. Che poteva fare adesso questa povera figliuola cresciute le spese per la cura di due malate? Tutto quello che avevano potuto mettere impegno lo avevano già messo. Fosse morta lei, almeno, vecchia e ormai inutile. Adelaide dal letto, pur con quel tarlo alle reni, aiutava la sorella, incollava i cartoncini e li rifilava, ma lei. Niente, neanche la colla in cucina poteva preparare. Doveva rimanere lì, per castigo, lei, su quella poltrona, ad affliggere le due figliuole con la sua vista e i suoi lamenti. Perché si lamentava anche, per giunta, sicuro. Certi lamenti modulati nel sonno, la debolezza bestialmente la faceva lamentare così, appena socchiudeva gli occhi, per cui si sforzava di tenerli quanto più poteva aperti. Ma che bello spettacolo allora! Pareva una tomba quella camera, senz'aria, senza luce, là a mezzanino, in una delle vie più vecchie e più anguste presso Piazza Navona. E dalla piazza piena di sole, nelle belle giornate, arrivavano in quella tomba gli allegri rumori della vita. Avrebbe tanto desiderato la signora Maddalena andare ad abitar lontano, lontano, magari fuori di porta, non potendo dove sapeva lei. Si sarebbe contentata anche su, ai quartieri alti, magari in una stanza più piccola, ma non così oppressa dalle case di rimpetto. Lì, però, erano più basse le pigioni e vicina alla bottega, dove Adelaide doveva recarsi ogni mattina, quando vi si recava. Tre lettini in quella camera, un cassettone, un tavolino, un divanuccio e quattro sedie. Puzzo di colla, tanfo di rinchiuso. La povera Nenè non aveva più tempo e neanche voglia, per dir la verità. Di fare un po' di pulizia. Sul cassettone ci si poteva scrivere col dito, tanta era la polvere, stracci e ritagli per terra, e lo specchio su quel cassettone, fin dall'estate scorsa, tutto ricamato dalle mosche. Ma se non si curava più neanche della sua persona, quella povera figliuola, eccola là, tutta sbracata, senza busto, in sottanina e col corpetto sbottonato, e i capelli spettinati che le cascavano da tutte le parti ma che seno e che respiro di gioventù sarà forse ingrassata un po' ma era purtanto bellina ancora un po' meno forse della sorella maggiore che aveva un volto da madonna prima che il male glielo gonfiasse a quel modo ormai Adelaide aveva 36 anni 10 di meno nenè perché tra l'una e l'altra c'erano stati tre maschi che il buon dio aveva voluti per sé i maschi che avrebbero potuto sostenere la casa e formarsi facilmente uno stato morti e quelle due povere figliuole invece che le avevano dato e le davano tuttora tanto pensiero quelle sì le erano rimaste e non trovare in tanti anni da casarsi belline come erano sagge modeste laboriose eppure oh se ne facevano di matrimoni quanti sacchetti quante scatoline ogni giorno ma li facevano per le altre, i sacchetti e le scatoline, le sue figliuole. Uno solo s'era fatto avanti l'inverno scorso. Un bel tipo. Vecchio impiegato in ritiro, tutto ritinto. Doveva aver messo da parte, chissà come, una buona sommetta perché prestava ad usura. Nene aveva detto di sì solo per farle chiudere gli occhi meno disperatamente. Ma poi si era presto capito che tanta voglia di sposare colui non l'aveva, e che invece... Ma sì, tutto a un tratto si era sparsa la voce che lo avevano messo dentro per offese al buon costume. Così vecchio e così... <ride> ma già, il mondo. Tutto rivoltato. E non aveva avuto il coraggio di ripresentarsi, dopo tre mesi, appena uscito dal carcere? Prima nero come un corvo, e ora biondo come un canarino. Per poco nenè non gli aveva fatto ruzzolar le scale. Eppure, ancora laido vecchiaccio sprontato, la seguiva, la infastidiva per via, quando ella si recava a lasciare a bottega i sacchettini e le scatolette o a prenderle le commissioni. Più che per Adelaide, la signora Maddalena sentiva pietà per questa più piccola, perché Adelaide almeno da ragazzina aveva goduto, mentre nenè era nata e cresciuta sempre in mezzo alla miseria. Di tratto in tratto la signora Maddalena alzava gli occhi a un ritratto fotografico ingiallito e quasi svanito, appena messo in cornice alla parete di faccia, e contemplando quella figura d'uomo zazzeruto tentennava amaramente il capo. Lo aveva sposato per forza. Ai suoi tempi, quel tomo lì era stato un famoso baritono buffo. Da giovane lei aveva studiato canto perché aveva una bellissima voce di soprano sfogato. Faceva l'amore allora con un giovanotto che forse l'avrebbe resa felice. Ma la madre, donna terribile, un giorno, rimedio spiccio, l'aveva schiaffeggiata pulitamente al balcone. Cora un popolo, mentre stava in dolce corrispondenza con l'innamorato, seduto sul balcone di rimpetto. Aveva esordito a Palermo, prima del 1860, il carolino e aveva fatto furore. Eh, altro. Ma quell'uomo là, con la zazzera che cantava con lei, innamorato cotto, l'aveva chiesta subito in moglie, e subito appena sposati, le aveva proibito di seguitare a cantare. Per gelosia, pezzo d'imbecille. Di si guadagnava tesori, lui è vero, e la teneva come una regina, ma sempre incinta e senza casa, di città in città, con un esercito di casse e di fagotti appresso. E i denari come erano entrati, erano volati via. Poi lui sarà ammalato aveva perduto la voce di baritono buffo, e buonanotte ai sonatori. Lui morto in ospedale, lei è rimasta in mezzo alla strada, con cinque figliuoli, tutti piccini così. Non solo il corpo, ma pure l'anima si sarebbe venduta per dar da mangiare a quei piccini. Aveva fatto di tutto, anche da serva, tre mesi. Poi i tre maschietti l'erano morti fra gli stenti. E quelle due femminucce se l'era le tirate su, non sapeva più come neanche lei. «Eccole là! Piove, nenè, piove!» «Da quindici giorni pioveva, signori miei, senza smettere un momento!» «E per l'umidaccio che le acchiappava subito alle reni, Adelaide, ecco, non si poteva tenere neppure a sedere sul letto!» «Oh!» suonavano alla porta. «E chi poteva essere con quella bella giornata?» «La signora Elvira, che piacere! La padrona della bottega d'Adelaide!» Sarà incomodata a venir lei stessa a pagare fino in casa la settimana? Quanta bontà! No, no, cari mie», prese a dire la signora Elvira deponendo nelle mani di Nenè l'ombrello sgocciolante, e poi un fazzoletto, e poi la borsetta, per tirarsi su e commiserare le sue sottane zuppe da strizzare. In gioventù, una trentina d'anni fa, si doveva essere molto compiaciuta di se stessa, quella signora Elvira se con tanta ostinazione aveva voluto conservarsi tal quale, coi capelli biondi d'allora, il roseo delle guance, e il rosso delle labbra, e quella ridicola formosità del busto e dei fianchi. Sapendo di non poter più ingannare nessuno, e neanche se stessa, si ritruccava quella sua povera maschera sciupata con violento dispetto, per rappresentare almeno per qualche momento di sfuggita, davanti allo specchio, quella lontana immagine di gioventù passata in vano. Ahimè. Se non che certe volte se ne dimenticava, e allora il contrasto fra quella truccatura di rosia zittellona e la sguaiataggine della vecchia inacidita strideva buffissimo e sconcio. No, no, care mie, seguitò. Bontà, scusate, bontà fino a un certo punto. Se non mi sfogo, schiatto. Dov'è la tasca? Eccola qua. Leggi, leggi tu, anima mia, leggi qua. Che cos'è? domandò la signora Maddalena dalla poltrona, costernata. La signora Elvira porse a Nenè una lettera e rispose con le mani per aria. Che cos'è? 114 lire di ritenuta. Bisogna che mi vuoti il cuore dalla bile. O schiatto. Sono parti da fare a una come me? Ma dico, lo sa Dio quel che sto patendo per voi, a bottega, per salvare il posto all'alla. E tu intanto, anima mia, qua. 114 lire di ritenuta. Mi impazzisco. Ma che centro io? fece Nenè. Che c'entri tu? Rimbeccò pronta quella. E il lavoro? Chi l'ha fatto? Non io sola. Tu per la maggior parte. Tu che vuoi prendertene sempre più di quello che puoi fare. Ed ecco che ne viene. Hai visto? Piombi la sera tardi a bottega. Approfitti che non ho tempo di vedere e che mi fido di te. Ah, cara mia, no. Io non le pago. 114 lire. Fossi matta. C'ho colpa anch'io che non ho sorvegliato. Pagheremo metà io metà tu. E con che pago io? fece Nenè, quasi ridendo. Me lo sconti col lavoro, rispose la signora Elvira. Oh, bella, toh, cominciando da questa settimana. Signora Elvira, non sento ragioni. Ma guardi come siamo tutte e tre. Se ci toglie. Domani viene il padron di casa, per la pigione. E tu non gliela dare. Come non gliela do? Siamo in arretrato di due mesi. Ci butta in mezzo alla strada. Creda, signora Elvira che non le vogliono fare una soperchieria, perché il lavoro. Zitta, zitta, mia bella, non mi parlare del lavoro, la interruppe quella. Ridammi il paracqua e ringrazia Dio, anima mia, se non ti volto le spalle, come dovrei. Se non tutto in una volta, sconterai a poco a poco, in considerazione, bada bene, di tua sorella, che mi lascio sempre contenta, e di tua madre. sei malattia e compatisco. Ti do la metà, e basta. Statevi bene. Posò il denaro sul cassettone e scappò via. Le tre donne rimasero un pezzo a guardarsi negli occhi senza fiatare. La signora Maddalena ed Adelaide si erano accorte e lei stessa, Nenè, sapeva bene che veramente la manifattura di quelle scatoline per un dolcere d'aquila lasciava molto a desiderare. Premeva a Nenè di raggranellare il mensile per il padrone di casa e aveva lavorato anche di notte con le mani stanche e gli occhi imbambolati dal sonno. Ora con la giunta di quelle poche lire il mensile per il padrone di casa lo metteva insieme ma non restava nulla per la settimana ventura cioè restavano i debiti coi fornitori i quali certo non ricevendo neppure il piccolo acconto promesso non le avrebbero fatto più credito per un'altra settimana stimando vano ogni sfogo di parole si stettero zitte tutte e tre nello sguardo della madre però e in quello da Adelaide Parve a Nenè di scorgere come un rimprovero per quel lavoro eseguito male, quel rimprovero che forse avrebbero voluto rivolgerle a tempo e che non le avevano rivolto per delicatezza, già che vivevano ormai alle spalle di lei. Parve anche a Nenè che quel poco denaro lasciato lì sul cassettone della padrona della bottega fosse dato come in elemosina a lei che aveva lavorato non perché lo meritasse, ma solamente per riguardo alla sorella che se ne stava a letto, e alla madre che se ne stava in poltrona così infatti aveva detto con lei non meritava dunque nessuna considerazione lei come lei pur essendo ridotta in quello stato peggio d'una serva e eh, sì signori per disgrazia a un certo punto ad adelaide scappò un sospiro in forma di domanda e ora come si fa come si fa rispose agra nenè si fa così che mi corico anch'io e staremo a guardare dal letto tutte e tre come piove TIN di nuovo alla porta un'altra visita la provvidenza questa volta un'amica di nenè una spirungona miope tutta collo dai capelli rossi crespi e gli occhi ovati e una bocca da pesce cane ma tanto buona poverina da più di un anno non si faceva vedere ora veniva tutta festante vestita bene ad annunziare all'amica il suo prossimo matrimonio Sposava, sposava anche lei, e pareva non ci sapesse credere lei stessa. Stringeva forte forte le braccia a nenè nel darle l'annunzio, e rideva con quella bocca, e per miracolo non saltava dalla gioia, senza pensare che lì, in quella camera squallida, c'erano due povere malate, e che la sua amica, tanto più giovane, tanto più bellina di lei. Oh, ma ella era venuta per un buon fine. Sapeva delle malattie, sapeva delle angustie, e aveva pensato subito alla sua nenè. Ecco, per commissionarle i sacchettini dei confetti. Li voleva fatti da lei. Cento. E belli, belli, belli li voleva, e senza risparmio. Pagava lui, lo sposo. Un ottimo posto, sai? Segretario al Ministero della Guerra. E un anno meno di me. Un bel giovane, sì, eccolo qua. Aveva il ritratto con sé. Lo aveva portato apposta per farlo vedere a Nenè. Bello, eh? E tanto buono e tanto innamorato. Uh, pazzo addirittura! Fra una settimana le nozze. Bisognava dunque che fossero fatti presto quei sacchettini. Parlò sempre lei in quella mezz'oretta che si trattenne in casa dell'amica. Più non poteva perché era già tardi. Alle cinque e mezzo lui usciva dal ministero, volava da lei, e guai se non la trovava a casa. Geloso? No, Dio liberi, geloso no, ma non vuol perdere neanche un minutino, capisci? Oh, senti Nenè mia, senza cerimonie tra noi, tu avrai certo bisogno di qualche anticipazioncina per le spese. No, cara, le disse subito Nenè, non ho proprio bisogno di nulla, va pure tranquilla. Proprio di nulla? E allora? Cento, eh? Cento ti servo io, e rallegramenti. La sposina corse a baciare la signora Maddalena, poi Adelaide, baciò e ribaciò Nenè, bacioni di cuore e via. Le tre donne questa volta non tornarono a guardarsi negli occhi. La madre li rinchiuse, mentre le labbra le fremevano di pianto. Adelaide li volse senza sguardo al soffitto. Poco dopo Nenè scoppiò in una fragorosa risata. Bello davvero, quello sposino? Fortuna! sospirò dalla poltrona la madre adelaide dal letto imbecille l'ombra sarà addensata nella camera e spiccava solo in quell'ombra un fazzoletto bianco sulle ginocchia della madre e il bianco della rimboccatura del lenzuolo sul letto adelaide ai vetri della finestra lo squallore dell'ultimo crepuscolo intanto ho ripreso la madre che non si scorgeva quasi più l'anticipazione sei andata a dirle che non ne avevi bisogno già come farai? Soggiunse Adelaide. Nenè guardò l'una e l'altra. Poi alzò le spalle e rispose. Semplicissimo. Non glieli farò. Come? Se hai preso l'impegno. Se hai preso l'impegno. Disse la madre. E Nenè? Mi prenderò il gusto di farla sposare senza sacchettini. Oh, a lei poi non glieli fo. Non glieli fo. Non glieli fo. Questo piacere me lo voglio prendere. Non glieli fo. La madre e la sorella non insistettero. Sicure che la mattina dopo, ripensandoci meglio, Nenè si sarebbe recata a provvedersi a credito della stoffa per quel lavoro di cui c'era tanto bisogno. Ma tutta la notte Nenè s'agitò in continue smanie sul letto. Il padrone di casa venne nelle prime ore della giornata e si portò via tutto il denaro. Piove Nenè. Pioveva anche quel giorno, e tutta la notte era piovuto. Nenè rifece il suo lettino, aiutò la madre a vestirsi. Adaggiò pian piano sulla poltrona, rifece anche il letto di lei e aggiustò alla meglio quello di Adelaide, che volle provarsi a seder di nuovo sorretta dai guanciali. Ma perché se non c'era proprio nulla da fare? Stettero in silenzio per un lungo pezzo, poi la madre disse: E pettinati almeno, Nenè! non posso più vederti così arruffata. Mi pettino e poi domandò Nenè riscotendosi. E poi, e poi tacconci un po'? aggiunse la madre. Non vuoi davvero andare per quei sacchettini? Dove vado? Con che vado? gridò Nenè scattando in piedi rabbiosamente. Potresti da lei? Da chi? Dalla tua amica, con una scusa? Grazie. Oh, per me, sai, disse allora stanca la madre. Se mi lasci morire così, tanto meglio. Nenè non rispose lì per lì. Ma sentì in quel breve silenzio crescere in sé l'esasperazione. Alla fine proruppe. Ma se non basto, se non basto. non vedete? Ma il rabatto, e per far più presto, invece di guadagnare, l'ha ritenuta a quella strega ritinta. E qua i sacchettini alla giraffa sposa, che li vuol belli. Non ne posso più. Che vita è questa? Adelaide allora balzò dal letto, pallida, risoluta. Qua la veste. dammi la veste. Torno a bottega. Nanè accorse per costringerla a rimettersi a letto. La madre si protese spaventata dalla poltrona, ma Adelaide insisteva, cercando di svincolarsi dalla sorella. La veste. La veste. Sei matta. Vuoi morire? Morire. Lasciatemi. Adelaide, ma dici sul serio? Lasciami, ti dico. Ebbene, va, disse allora Nené, lasciandola. Voglio vederti. Adelaide, lasciata, si sentì mancare. Si sorresse al letto, sedette sulla seggiola, lì, in camicia si nascose il volto con le mani e ruppe in pianto ma non fare storie disse allora Nenè non prendere altro fresco e non scherziamo aiutò a ricolicarsi esco io più tardi poi disse facendosi davanti allo specchio sul cassettone e ravviandosi dopo tanti giorni i capelli con un tale gesto che la madre dalla poltrona rimase a mirarla per un lungo pezzo atterrita non disse altro Nenè Prima di uscire, col cappello già in capo, sette a lungo, a lungo presso la finestra, a guardar fuori attraverso i vetri bagnati dalla pioggia. Sul davanzale di quella finestra, in un angolo, era rimasta dimenticata una gabbietta dalle gretole irrucinite, infradiciata ora dalla pioggia che cadeva da tanti giorni. In quella gabbietta era stata per circa due mesi una passerina caduta dal nido nei primi giorni della scorsa primavera. Nenè l'aveva allevata con tante cure. Poi, quando aveva creduto che essa fosse in grado di volare, le aveva aperto lo sportellino della gabbia. «Godi!» Ma la passeretta, chissà perché, non aveva voluto prendere il volo. Per due giorni lo sportellino era rimasto aperto. Accoccolata sulla bacchetta, sorda agli inviti dei passeri che la chiamavano dai tetti vicini, aveva preferito di morire lì, nella gabbia, Mangiata da un esercito di formiche venute su per il muro a una finestrella ferrata del pian terreno, dove era forse una dispensa. Proprio così. Quella poveretta era stata uccisa dalle formiche in una notte, mangiata dalle formiche, sciocca per non aver voluto volare. Per non aver voluto cedere all'invito, forse un vecchio passero spennacchiato, che era stato in gabbia anch'esso tre mesi una volta, per offese al buon costume. Ebbene no, dalle formiche no, lei non si sarebbe lasciata mangiare. Nenè, chiamò la madre per scuoterla. Ma Nenè uscì di fretta, senza salutare nessuno. Mandò i denari ogni giorno, ma non la dividero più.